si gioca maschi e femmini insieme, oltre a atleti o atleti con disabilità o meno. Assolutamente. Quindi è inclusivo a 360 gradi. Sì, okay. La disciplina è stata pensata e poi concretamente realizzata e modificata nel tempo proprio per rendere accessibile a tutti la partecipazione, uomini, donne, non dotati, persone con disabilità, e anche la componente anagrafica è molto interessante, perché a livello di partecipazione anche al campionato è dai 14 anni in su, perché tecnicamente anche se avessi un anziano in squadra che per un discorso di fragilità e di sicurezza non può fare un ruolo di movimento, potrebbe tranquillamente fare un ruolo nelle aree protette, che sono i 1 e i 2. Certo. Quindi anche lì bisognerebbe fare il test, osservarlo e metterlo in una condizione per... Però ecco, è il concetto di condizione che viene in qualche modo già data a partire dal tuo livello di abilità. Tu sei quel giocatore lì che ha delle capacità, ok? E in base alle tue capacità di partenza hai un'assegnazione di un ruolo.